Dal momento del loro arrivo in America, gli spagnoli hanno occupato le terre che appartenevano agli indiani. Hanno fondato delle città. In queste città nacque una nuova società che non era più completamente spagnola, né tantomeno indiana. Era il risultato dell'incontro di questi due popoli, lo spagnolo e l'indiano. La città ispano-americana del XVII e XVIII secolo era molto diversa dalla città europea dello stesso periodo. Molto popolata, si estendeva in vasti sobborghi dove gli indiani coltivavano le verdure che andavano a vendere la mattina al mercato che era nella piazza. La piazza, chiamata di solito la piazza d'armi o la grande piazza, la Plaza Mayor, era il centro di tutta la vita sociale, di tutte le attività. Molto grande, era circondata dai principali edifici amministrativi e religiosi: la chiesa, il municipio, il palazzo del governatore, il palazzo di giustizia, la prigione. Sotto i portici si trovavano i negozi. La fontana in mezzo alla grande piazza forniva l'acqua a tutta la città. La grande piazza cominciava ad animarsi al mattino presto. Arrivavano i contadini e i venditori ed assumeva un aspetto chiassoso e variopinto. I señoritos, i giovani ricchi, facevano la prima colazione al caffè. Era quasi un rito per loro, al quale non si poteva rinunciare. Intanto il mercato si andava animando sempre di più. I contadini venivano a vendere i prodotti della terra, ma anche ad acquistare quel poco che era loro necessario. Le donne spagnole facevano la spesa andando di banco in banco. Un lungo scialle le avvolgeva interamente e a volte restavano scoperti soltanto i loro begli occhi neri. Sulla piazza sfilavano i cavalieri in sella a magnifici cavalli. A volte passava una carrozza con sopra una dama dell'alta società o un alto funzionario. Di tanto in tanto, un uomo con un lungo mantello si dirigeva verso la chiesa. Le donne assistevano alla messa già alle 6 del mattino. I contadini con i loro ponchos multicolore arrivavano in città. Una lunga processione di venditori ambulanti con il loro carico sulle spalle portava i prodotti della campagna. Arrivavano carri e muli carichi di grano, di cocomeri, di pesce. Era un passaggio continuo di uomini e animali. I piccoli mercanti arrivavano sulla piazza dopo aver percorso le vie della città. I loro richiami e le loro grida, assieme al canto dei passeri, svegliavano gli abitanti della città. Il più mattutino era l'acquaiolo, che portava delle grandi otri o altrettanto grandi anfore sulle spalle. Poi veniva il venditore di pane e il macellaio, che portava quarti di bue sul suo cavallo, la venditrice di fichi, la venditrice di formaggi, il venditore di dolci e quello che vendeva le galline. Alcuni uomini giocavano ai dadi o assistevano ai combattimenti dei galli che avvenivano in piccole arene.
I coloni spagnoli tenevano la presenza quotidiana degli indiani sulla piazza, perché così potevano sorvegliarli, ascoltare le loro conversazioni per prevenire eventuali rivolte. Venendo tutti i giorni in città, le loro esigenze aumentarono. Venivano a vendere i loro prodotti della terra e acquistavano la merce fabbricata in città. Imparavano così a spendere i loro soldi, ma erano truffati. Pagavano ciò che acquistavano il doppio del suo valore. Gli indiani erano il gradino più basso della società coloniale. Quando abitavano in città, erano piccoli commercianti, artigiani o servitori degli spagnoli. Nelle campagne lavoravano nelle aziende di ricchi proprietari. Oppure coltivavano il loro piccolo pezzo di terra, una terra il più delle volte selvaggia e arida. Lavoravano duramente e raccoglievano soltanto ciò che permetteva loro di sopravvivere. Un lavoro che durava dall'alba al tramonto e che non veniva mai ripagato da un raccolto abbondante. Le terre più ricche ormai erano proprietà degli spagnoli. Erano anche minatori. Le miniere d'argento di Potosí sono state chiuse perché si stavano esaurendo. Ma gli indiani lavoravano nelle miniere di rame e di stagno, in Bolivia e in Cile, come del resto avviene ancora oggi. E se ancora oggi, nonostante le misure di sicurezza adottate nelle miniere moderne, si verificano delle tragedie, si può facilmente immaginare quali rischi dovevano affrontare i minatori di allora. In America, la sorte di ognuno dipendeva dal colore della sua pelle. La sorte dei meticci era migliore di quella degli indiani. Il più delle volte erano artigiani o funzionari. Vi sono molti tipi di meticci in America Latina. Quello la cui madre è indiana e il padre spagnolo. Quello la cui madre è negra e il padre spagnolo. E i figli dei meticci che si sposano tra di loro. I negri erano ancora più sfortunati degli indiani. Erano stati strappati dalla loro terra in Africa per essere venduti come schiavi ai coloni spagnoli. Gli indiani, però, rifiutano di integrarsi nella società ispano-americana. Sebbene tutti convertiti al cattolicesimo, continuano a praticare la loro vecchia religione, a onorare gli dèi che avevano prima dell'arrivo degli spagnoli. Vanno nelle chiese cattoliche, assistono alle funzioni, prendono parte alle processioni e pregano Dio. Ma fanno anche sacrifici agli spiriti e agli dei pagani. Offrono piccoli doni, alcol, sigarette, foglie di coca, un po' di cibo. Thank you.
Gli indiani che non vivono nelle haciendas o in città si sono riaggregati in piccole comunità, in piccoli villaggi. Sono strettamente attaccati ai loro vecchi costumi e al loro modo di vivere ancestrale, come in questo matrimonio. Quiere sentir y no siente y te mira ya está. Todos quieren que llore, que implore y ya está. Gli spagnoli hanno cercato di distruggere queste comunità, ma esse hanno resistito, come testimoniano ancora oggi questi responsabili di villaggi che vanno a trovare di nascosto gli abitanti delle città. Questo ripiegare su se stessi, questa volontà di conservare le loro tradizioni, ha permesso agli indiani di sopravvivere a 4 secoli di repressione. E così canta Vascar Amaro, discendente degli Incas. Il popolo indiano vuol vivere. Lui è là. Lui ti guarda. Lui è là. Vogliono vederlo piangere, implorare. Ma lui è là. Vogliono vederlo soffrire, morire. Ma lui è là. Sai, taguanyos.